Buongiorno a tutti, anche io orgogliosissimo di essere romano. Io vorrei rivolgermi ai cittadini di Roma. Devono comprendere che se a Roma ci si ammala di cancro, in tantissimi quartieri ci si ammala moltissimo di cancro, è per via della corruzione che si nasconde nella gestione criminale dei rifiuti. Se a Roma ci sono quartieri purtroppo che subiscono i rischi del dissesto idrogeologico, io ringrazio qua tutti i consiglieri circoscrizionali perché i rischi di morte per pioggia ci sono anche in alcuni quartieri di Roma, è per via della corruzione di questo sistema criminale. Se i lavori pubblici non vengono portati a termine, se abbiamo la peggiore mobilità d'Europa che ci fa vergognare di vivere nella città più bella del mondo perché è impossibile trasportarsi e essere trasportati con dignità è per colpa della corruzione di questo sistema criminale. Noi chiediamo un incontro ufficiale al prefetto perché secondo il Movimento 5 Stelle il comune di Roma deve essere sciolto per mafia. È drammatico unire la parola Roma, una città con oltre 3.000 anni di storia, con la parola mafia, ma è opportuno che i cittadini romani ne prendano coscienza, che votare sempre gli stessi significa votare questo sistema criminale, che chiudere gli occhi di fronte a queste tragedie fa sì che le periferie di Roma siano diventate come la periferia di Medellino, di Bogotà, il Bronx. Ci sono quartieri incredibili dove non esiste più la legge, quello perché mancano le risorse, perché vengono totalmente dissipate appunto dalla corruzione. A Roma la corruzione, ci diceva prima il consigliere Frongia, ci costa circa 5 miliardi di euro all'anno. Ecco, considerate che con 5 miliardi di euro diamo il reddito di cittadinanza per un anno a 500.000 romani. Mezzo milione di romani avrebbe un reddito di cittadinanza. Significa che la problematica occupazionale, la disoccupazione che c'è a Roma verrebbe risolta esclusivamente con una lotta reale alla corruzione. Io concludo, ringrazio tutti i giornalisti che sono arrivati oggi perché insomma penso che tutti quanti ci siamo resi conto della gravità estrema di questa situazione e ribadisco che chiediamo ufficialmente un incontro al prefetto nelle prossime ore, il prima possibile, ci andremo personalmente perché riteniamo appunto che vi siano tutti i presupposti per sciogliere il comune di Roma per mafia. Grazie a tutti.